La seduta è ripresa. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del Regolamento, i deputati Boccia, Ferrara, Fraccaro, Lorenzo Guerini, Speranza, Tofalo e Villecco Calipari sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta. I deputati in missione sono complessivamente 110, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del Regolamento. Onorevole Scotto, mi dica. Grazie signor Presidente. Sull'ordine dei lavori vorrei chiedere alla Presidenza della Camera se fosse possibile, se ritiene giusto e urgente organizzare una discussione, una riflessione del Parlamento su quello che sta accadendo in queste ore ai confini dell'Europa con la Turchia. Non si contano più i casi di sparizioni, di arresti arbitrari, di purghe sensazionali negli apparati dello Stato. Il presidente Erdogan ha annunciato che qualora il Parlamento turco dovesse varare una proposta di legge per la reintroduzione della pena di morte, lui non si opporrebbe. E il nostro Paese, come ricordava oggi anche alla cerimonia del ventaglio, la Presidente Laura Boldrini ha stipulato, l'Europa ha stipulato un accordo di cooperazione sui rifugiati con la Turchia. Noi pensiamo che sia giusto un'iniziativa del Parlamento e pensiamo che sia giusto che questo Parlamento discuta e deliberi su questo punto. Per questo chiediamo rapidamente un dibattito parlamentare. Grazie. Onorevole Scotto, alla Presidenza risulta che ci sono...